Buonasera e benvenuti alla puntata numero 4 di Decore Podcast direttamente dal Lion Club di Roma. Siamo sotto Ponte Cavour, siamo sul Tevere su una barca per raccontarvi un po' di storie. Ogni volta abbiamo un ospite. Che cos'è Decore? Decore è un podcast in cui i nostri ospiti raccontano le cose che li fanno stare bene, le cose che li coccolano, la loro comfort zone. E non sono solo in questa avventura, ma al mio fianco Danilo da Fiumicino. Buonasera a tutti! Buonasera ragazzi, tutto bene? Sì, vedo che cenate, tutto a posto. Ricordiamo appunto, questo è un podcast, quindi verrà tutto registrato e vogliamo dell'entusiasmo, non finto, quindi... Oh. Infatti quello che va detto, soprattutto per chi ci sente da casa, perché questo è un podcast che poi va su Spotify, va su YouTube, quello che va detto è che in realtà siamo dal vivo, c'è un bellissimo pubblico che è parte del podcast e che partecipa e che se poi vuole fare delle domande le può fare. Ma direi che è arrivato il momento di annunciare il nostro ospite specialissimo di questa sera, Car Brave. Ciao a tutti. Noi solitamente iniziamo, a parte che è importante che io mi dissocio da tutto quello che dirà Danilo da qui in avanti, perché no. Diciamo che anche per le precedenti puntate ho un po' esagerato. Io ho spoilerato che voglio fare un'intervista seria, voglio cambiare registro, capito? Quindi... Grazie. Detto voglio essere, grazie. Voglio essere professionale vista la caratura dell'ospite, quindi per questo voglio darmi un tono. Io ho detto se avevo bisogno di un co-conduttore serio, che ne so, chiamavo Tiberio Timperi ad esempio. Bravo. Salutiamo Tiberio che sarà il prossimo ospite di Decore. No, è vero, ragazzi. Viene sempre nominato nel nostro podcast perché amico di Danilo da Fiumicino, mi chiedo ma che ci hanno da disse Tiberio Timperi e Danilo da Fiumicino? Che se dicono? Siamo molto amici. Siamo io, Tiberio Timperi e il maestro Mazza. Vorrei ricordare. Un applauso per il maestro Mazza. Un applauso, ragazzi. Chi se lo ricorda il maestro Mazza ad alzata di mano? A me sono sì, tanti, gli anziani gli se anziani. Lo ricordano. Quindi. Che gira in Jaguar a Fregene, questo lo possiamo dire, è un grande. E sull'immagine del maestro Mazza in Jaguar sul lungomare di Fregene noi iniziamo con la lettura che Wikipedia dà del nostro ospite per vedere se è tutto giusto, lui ce lo confermerà oppure dice se magari bisogna aggiungere o togliere qualcosa. Dice Car Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, Roma 23 settembre 1989, è un rapper, cantautore, produttore discografico ed ex cestista italiano. Vero. Tutto giusto? Tutto giusto. Ma perché hai accettato stasera di venire qua? Sai che non lo so. Come? Ti sei già pentito perché... Ma se... avevate detto che c'era un centello. No. Non c'è. Niente. Niente gettone. Ecco, su questo vedi, cioè, è sorto un gelo, perché non c'è, non c'è davvero, quindi magari facciamo una colletta in sala. No. Un euro per uno e andiamo a casa tutti contenti. Senti, noi iniziamo sempre da lontano, dall'inizio, dall'infanzia. Tu ce l'hai il tuo primo ricordo? Il primo ricordo che hai da bambino, ce n'è uno, solitamente lo si ha verso i 4, 5, 6 anni, un'immagine, una scena, te la ricordi? Ora c'ho una foto che ho di me da piccolo a casa dei miei nonni che mi sento qualcosa in cuffietta, quindi quello è... Sei riuscito a risalire che... cosa stavi sentendo? No, perché io non mi ricordo quello che ho fatto ieri, tipo... Quindi... Però era qualcosa scelto da, diciamo, dai tuoi nonni? Oppure penso di sì, ma c'ero troppo piccolo per capire che anni, come si accendeva. Che anni erano? Così magari andiamo. Beh, sembra tipo una seduta. Cioè, sì, esatto. Da oddio. Oddio. C'era avuto 3 anni, quindi 30 anni fa. Magari una roba ricchi e poveri, che ne so, una cosa così. Ma forse spero no. Di no. Qualcosa che ha influenzato la tua produzione nel tempo. Quindi non ci sarà un featuring insieme ricchi e poveri. No, invece rispetto per i ricchi e poveri. No, sì, pieno rispetto. Spaccano. Ma più della parte dei ricchi o dei poveri? Dei poveri, chiaramente. È pieno dei poveri qua. È pieno dei poveri. Ma io me ci metto dentro pure io, empatizzo. Però che nome ruffiano i ricchi e poveri. Li prendeva un po' tutto. Prendi tutti, prendi, era un po' paraculo. E così, quelle vie di mezzo. Non potremo più invitare ricchi e poveri
come ospiti a sto podcast, però vabbè. Senti, noi abbiamo avuto anche Ketama ospite qui, che lui ci ha raccontato le sue origini di Latina, no? Mentre invece sì. Carl Brave, da che città viene? Lo sappiamo, ma ce lo vogliamo sentir dire da te e soprattutto da che... Milano, oddio. In realtà è tutto vinto, sono milanese. Sei cresciuto con Fedez? Sono cresciuto con Fedez, insieme a lui. Sono il fratello di Fedez. Salutiamo fratello Fedez. Salutiamo Fedez. Non è che dobbiamo farci solo... Sono lo zio di Leone. Solo nemici ci facciamo a Decore Podcast. Ma da che quartiere? Cioè. Allora, io in realtà nasco a Via Portuense, vicino Marconi. Poi mi sono spostato a 11 anni, ho cambiato un po' di case. Dagli 11 ai 13, ai 13 anni sono atterrato a Trastevere. Stai tuttora a Trastevere? Sì, mo me ne vado più da Trastevere. E tu ti senti trasteverino? Sì, cioè, sì. Ce l'hai... Beh sì, dai. Ce l'hai nel sangue sta... E come l'hai visto cambiare il quartiere negli anni? C'è qualcosa proprio che... Beh, poco l'ho visto cambiare. Secondo me Trastevere è un po' il quartiere che rimane un po' più fedele a se stesso, no? C'è un po' di tutto. A parte ci stanno gli americani, cioè... Ecco, magari ci stanno un po' più di turisti che si affittano le case, B&B. Però diciamo a Trastevere ci sta ancora... l'anziana signora sotto casa che guarda la gente passare nei vicoletti, ci stanno i vecchi che giocano come fischielli, c'è ancora un po' di senza tempo. E quindi c'è molta Trastevere pure nelle cose che poi hai scritto negli anni, c'è molte scene che hai descritto nelle canzoni, probabilmente l'hai viste a Trastevere. Sì, sì, beh sì, tantissime, sì, sì. Io cerco di essere molto... autobiografico, cioè quello che vivo scrivo, quindi magari qualcosa un po' romanzato. La cosa sulle droghe sono romanzate. E questa domanda, se Carl Brave fosse nato, che ne so, a Paternò Dugnano, no, insomma, mi viene in mente una città del genere, sarebbe, boh, non lo so neanche io, no? Zona estremo nord, zona sempre Milano, attorno Milano, sarebbe stato poi sempre Carl Brave, oppure penso sarebbe no. Uscita qualcosa fuori, qualcosa diverso? Beh... sarebbe uscito fuori Fedez, no? Questo esatto. Magari. Mica stavo qua, scusa, stavo sul barcone là, era mio, Dio. No, beh, no, forse sarebbe stato diverso, perché magari mi sarebbe mancata pure quell'ironia romana, capito, quella roba là, un po' più de piazza, de strada, vicolo, che a quel posto che dici te magari sono tutte rotonde. Parchi sono tutte rotonde. Non potevi parlare dei parchi, no, no, insomma. E tornando al concetto di decore, cioè delle cose che ti fanno sta bene, di Trastevere e di questa città, quali sono le cose che ti fanno stare bene e ti fanno sentire a casa? Beh, a me un po' tutto, proprio l'aria che si respira, la magia, guardare il Tevere, il traffico, bellissimo. Cioè a te il traffico è una cosa... romano, quanto lo amo. Non hai fatto una canzone sul traffico, no? Beh, l'ho fatta, ma non l'ho fatta uscire in realtà. Si chiama 6:30, ma non l'ho mai fatto uscire. E uscirà... Troppe bestemmie. Ma te con che mezzi ti sposti? Cioè, immaginiamo Carl Brave col motorino, con la macchina, col taxi, io con l'Enjoy. Mi sono sempre spostato in motorino. E poi adesso ho sempre odiato quelli smart. E mo mi sono fatto la smart. Praticamente, ma perché è troppo comoda. Sì. Troppo comodo. Perché c'è lo sport preferito di Danilo è dare delle indicazioni sull'ospite ai fan. Su dove abiti? No, io è quello, io piano piano ci arrivo. Per far sì che poi ti trovino, cioè, praticamente, e quindi la smart di che colore la smart? Verde. Quindi se vedete una smart, no, sicuramente non sarà verde, però... Diciamo già, se guardate nelle smart ai semafori, non solo potreste trovare la tipica ragazza bionda alla guida della smart, la variolina, ma potete trovare pure Carl Brave cazzata. Sì. Sì. Esatto.
Senti, ma invece nel resto, cioè, che rapporto c'hai col resto della città, col resto di Roma? Perché Trastevere è una culla, poi bisogna uscire da Trastevere. Grande, no? Rapporto, io mi sono sempre mosso tantissimo. Cioè, Trastevere è la casa base. Punto di partenza. Punto di partenza, casa, il ritorno a Trastevere. Però ho sempre girato tanto Roma, quindi tutti i quartieri mi sono un po' goduto. Ti senti proprio, cioè, cittadino di Roma? Sì, sono stato... al 100%. Sì, sì. E se Trastevere è rimasta molto uguale a se stessa, Roma invece è cambiata molto. Cioè, è un'altra città rispetto a 15 anni fa. È una città, almeno da come la vedo io, è una città più sporca, più incasinata, più problematica. A me mi piace sta roba. Cioè, questo per te è proprio... Sì, è real, la verità. No? È l'underground. Invece che tutto, no, a posto. Quindi te, quando stai comunque al bar con gli amici, non te lamenti delle cose che non vanno? No, no, c'è sguazzi. No, c'è sguazzo. Cioè, il motivo... Alla grande, c'è nuoto. Ma secondo me è proprio quella, purtroppo, oggi una visione in cui devi vedere Roma, cioè farci un po' pace, quindi non focalizzarti per forza, purtroppo, sui difetti o su tutti i problemi che c'ha. Quindi io sposo questa teoria. Grazie. Ammiriamo la monnezza, non disprezziamo. Essere a proprio agio nel disagio, diciamo. Quindi... È perfetta come cosa. Potrebbe essere una rima, una filosofia questa di vita. Abbiamo chiesto a Carlo: preferisci Carlo, Carl o Brave? Carlo. Ma una domanda originale vorrei fare, ma da come è nato il nome? Cioè del Carbe? Non te l'ha mai fatta nessuno, esatto. È vero questa domanda? Cioè, allora, io so forte sulle domande originali. Io c'ho un cugino che viveva ad Haiti e faceva il DJ, si chiama Luca Ricercato, e ad Haiti si chiama Luca Wanted, come cosa. Questa, ed è andato, e questa è la storia. Ma è andato ad Haiti, cioè perché viveva era, ad Haiti. Ah, non perché era ricercato, veramente, no. No. Quindi da lui è nato, cioè hai copiato... Ho copiato, sì, un'idea. No, secondo me è molto figo come cosa, cioè, no. Un po' international, però... no? Però sì, non te l'aveva mai fatta nessuno questa domanda. Mai, comunque... cazzo, prima volta, grave. Grazie, infatti. Solo domande originali a decore. Abbiamo chiesto al nostro ospite di fare una playlist dei suoi brani decore, cioè quelli che lo fanno stare bene, quei brani che lo fanno sentire a casa, quelli che magari ti metti in cuffia quando sei un po' scoraggiato, sei un po' stanco. E il primo brano che ha scelto, ce lo ascoltiamo insieme, è questo qua. Una mazzata questa, eh? Questa è una bella presentazione, un bel biglietto da visita. Decore Podcast, interviste qui direttamente dal Lian Club. Carl Brave, fategli un grande applauso, regà, che non è che è venuto da molto lontano, perché comunque da Trastevere a qui la distanza è poca, però comunque si è fidato. No, io mi sto rendendo conto che è venuto solo per quello, perché stavamo vicini. Ma sei venuto in smart, giusto? Per mangiare, per farmi una cena gratis. Sta venuto, no, smart. Grazie. E per quella famosa piotta che racimolamo alla fine pure. Era un gettone comunque, cioè, gettone. Mille erano. Ah, mo sono diventati, no, una piotta, mille. Mo sono diventati mille. Vabbè, ci pensa Danilo. Vai, non ci stanno problemi. Troveremo uno sponsor nel frattempo, quindi... Ecco, sì, questo qui è il tasto delle domande scomode, ma ancora non è il momento, okay. Perché oggi ho detto c'è un flow più serio. Senti, per raccontare Carl Brave non si può non parlare di sport e di basket. Ci racconti un attimo il tuo rapporto con lo sport, anche perché decore vuol dire stare bene. Tu c'hai un rapporto d'amore e odio col basket o solo d'amore? C'è una cosa che ti fa stare solo bene, oppure è un qualcosa che comunque vivi con contrasto? Che idea c'hai di quando giocavi veramente? Che percorso hai fatto? Ci racconti qualcosa, perché magari non se ne parla così tanto e non è comune avere un artista di grande livello che arriva e che ha fatto anche dello sport a livelli importanti. E soprattutto che gioca un artista attualmente che gioca a basket e non a padel, quindi esatto. È una roba. Sei l'unico, quindi. Come... Vanto. No, basket è solo roba positiva adesso. Quando giocavo ai tempi, un po' di prese a male ci stavano. Nel senso, soffrivo un po' il paese.
con tutto il rispetto per il paese, paesi. Paese Italia o il paese? No, il paese, il paesino di turno, diciamo, perché tu, ecco, io giocavo in Serie B, sono arrivato in Serie B e per giocare in, in queste squadre di Serie B sono tutte in paesini vari dell'Italia, cioè non c'è la squadra di Roma sta in Serie A, oppure no? Mo no, in realtà. All'epoca no. C'era la Messaggero Roma, c'era, oppure quando c'era... Quella era ancora all'epoca tua, forse. So vecchio proprio, regà, cioè non... No, e quindi quello un po' lo soffrivo, diciamo. Poi diciamo questa roba dello sport è un po' un'ossessione, cioè devi chiuderti, ti alleni due volte al giorno, tutti i giorni. Poi io mi volevo un po' sporcare, diciamo, no? Era un po' poco per me, cioè poco in senso rispettoso del termine sempre. E l'ho fatto talmente tanto, mi sono allenato talmente tanto che a un certo punto mi sono stufato. Il troppo stroppia, io avevo fatto troppo. È stata la mia ossessione per tutta la vita, diciamo fino ai 22-23 anni. E poi ho deciso, poi mi sono sempre portato la musica nello zaino, non fisicamente, facendo rap. Quindi ancora non mi ero approcciato alla roba di proprio musicale, di instrumental, di queste cose. Una certa ho detto basta, non ce la faccio più, voglio cambiare. Anche perché una certa mi sono reso conto, ci arrivo in NBA? Cioè, no. Quindi mi butto su un'altra cosa dove magari... Ma comunque avevi puntato basso. Mi cioè dice, proprio... cioè, ma se fai una cosa devi puntare al top. Comunque, come è nato l'approccio al basket? Cioè, come ti ci sei avvicinato? Ad esempio, ti raccontavo che da piccolo giocavo anche io a basket, ma io ero andato a giocare a basket perché mia mamma non mi faceva fare calcio perché giocavo all'aperto. Mia mamma era la classe persona che diceva mi raccomando non sudare, capito? E invece il basket era al coperto, secondo lei era più difficile ammalarsi. E giocavo, era una pippa a basket. Ti avevo raccontato io mi sono fatto canestro da solo in una partita. In una partita offensiva. Non è mai successo. Non è mai successa questa cosa. Ma guarda che è facile, perché tu quando entri in campo ti distrai e segni nel tuo canestro. E vale come punto. Certo, vale. È tipo l'autoprova. È che il riscaldamento te lo fai tutto sul canestro. È quindi quello, magari... cioè non te, ma poi coloralo diverso il canestro. Due canestri uguali te confondi. Però il tuo approccio al basket com'è nato? Cioè come hai iniziato a giocare? Ho iniziato prestissimo, tipo a 7 anni, perché mi ero visto Space Jam. Come tutti i ragazzi dell'età mia, ero andato in fissa con Space Jam. Ero andato a questo Santivo a Monteverde. Poi piano piano mi sono appassionato, vedevo che era una cosa che mi piaceva. Ho cambiato squadra, sono andato in Fortitudo Roma, che c'aveva il campo qua dietro. Poi non c'è più, però c'ha dei grandi allenatori, c'è una bella scuola. Tu facevi tutto vicino casa. Certo, chiaro, hai capito. Infatti per questo andare fuori da Roma, se c'era lì l'hockey sul ghiaccio a Trastevere avresti fatto hockey sul ghiaccio. Sì, assolutamente sì. Per questo, ma poi io sono andato a Montecatini Terme, a Castelnuovo di Sotto, a Palestrina che era un po' più vicino. Però, stava qua. Comunque c'è un legame forte tra il basket e il rap, cioè questo qui è... Sì, assolutamente. Il basket, tutta la scena hip hop, la cultura hip hop, no? Sì, fa sì. Parte il basket e lo sport un po' per antonomasia del rap, dell'hip hop, no? Proprio a New York, mi hai detto sei appena stato, è pieno dei campetti, sì, tutti sì, giocano. Sì. Tutti sono forti, però in Italia non c'è lo stesso legame, cioè forse tu sei uno dei pochi esempi di legame tra musica, in qualche modo anche rap, perché hai fatto anche rap e basket. Ci sono forse Gaemon, non lo so chi altro, quali sono gli altri rappresentanti della scena musicale che hanno giocato a livelli seri. Beh, perché qua c'è più il calcio, no? È un po' più
Infatti nazionale... Sì, non c'è una nazionale cantante. Ah, io mi immagino Gianni Morandi che gioca a basket. Ecco, quelle mani. Con quelle mani grandi. Cazzo. Non c'è una nazionale cantante del basket. Però voi... Mi sa che c'è in realtà. Voi state lanciando un po' sta cosa. Sì. Noi adesso stiamo facendo un celebrity game... al quale siete tutti invitati. Siete tutti invitati. Il 27 maggio davanti al Colosseo. Giocherò anch'io, bellissimo. Me l'hai promesso. Questo. Esatto, esatto. Basta che non te fai autocanestro. No, però potrebbe essere figo. Guarda che creai. Ricreare quella quello shock. Però è all'aperto, non so se tua madre autorizza la cosa perché potresti prendere freddo. Ma non glielo dico. Ah, ok. Infatti non glielo dico. Insomma, faremo questa partita, abbiamo chiamato un sacco di gente, un sacco di cantanti sportivi. Sarà una cosa figa. 27 maggio. E noi ci saremo, non mancheremo a questo bel evento. Invece tu l'NBA la segui? Sì. E che tifi una squadra in particolare? No, tipo i giocatori, diciamo, mi piace vedere il gioco, i giocatori. E quindi Luka Doncic, mo c'è Embiid che sta in fissa, che Piera l'MVP forse, Jokic che è fortissimo. I centri sono di un altro livello in questo momento. E quindi tu ti guardi le partite per vederti i giocatori principalmente? Sì, sì, per vedere il gioco, i giocatori, insomma. Io me le metto in sottofondo, mi metto il computer con la partita qua mentre sto al computer a fare le basi. Qual è il tuo giocatore preferito? Guarda, io non... Ma ce ne stanno tanti, però mo forse Luka Doncic è uno dei più talentuosi. Dovevamo informarci di più sull'NBA, Alessandro. Ah, sì, cazzo. Senti, invece il passaggio dallo sport alla musica e soprattutto quella parte da produttore, ma raccontato a cena, le cose che dite a cena sono sempre abbastanza pericolose perché noi non si possono dire. Le riutilizziamo quasi tutte. Tutti, tipo. Le riutilizziamo quasi tutte le cose che ci dite a cena. Il fatto che hai imparato a fare le basi. E tra l'altro ti confrontavi con, appunto, con Ketama, che è stato ospite da noi, e poi hai iniziato a fare... Ci racconti un po' del tuo inizio? Assolutamente. Come... Allora, io ho sempre fatto il rapper da quando sono ragazzino, e Ketama mi faceva le basi. Ketama e Drone erano i producer. Poi a un certo punto ho deciso di impararmi, di switchare, e ho preso le prime lezioni da Ketama, appunto, pagato in erba. Quindi... Capivo e non capivo, diciamo. Se capiva, pure lui a spiegare non era così. Erano forme di baratto. Al momento era un attimo difficile, no. E allora, insomma, mi ha fatto capire un sacco di cose. Ketama è veramente iper talentuoso musicalmente. Cioè ce l'ha proprio nel sangue. E quindi è stato un buon maestro iniziale. Poi sono andato a Milano a fare una scuola, la SAI Institute, 2 anni. In cui ho avuto questo maestro Marcello Ruggio che mi ha insegnato più tecnico, diciamo, più maestro, e che ringrazio perché mi ha insegnato tanto. Un sardo, un bel sardo tosto prepotente. E mi dicevi che tu sei anche produttore di quello che è stato un disco, diciamo un caposaldo della musica di oggi, che poi ha segnato un percorso per tanti altri, che è Polaroid, il disco che hai fatto con Franco 126. E ci racconti come siete arrivati a quel disco là? Assolutamente, guarda, innanzitutto noi stavamo sempre insieme, diciamo, con Franco, Sean, Ketama, stavamo sempre a Trastevere, sempre in studio. Chi faceva una canzone con uno, chi con l'altro, diciamo. Stavamo esplorando tanti progetti, quindi c'era un progetto con Sean, uno con Ketama, uno con Franco. E diciamo, come testi era Polaroid, era abbastanza centrato, ma li facevamo su roba più trap, quindi qualcosa non funzionava. Poi a un certo punto io c'avevo questa vicina, mo mi ripeto, mi sembra... C'avevo questa vicina di casa, violoncellista, che vedevo, sta roscetta che girava piccoletta con questo violoncello gigante, che fermai, gli dissi, vieni da me in studio. Studio era un buco sopra casa mia, ridicolo, però dove poi registrai pure Elisa, Max Gazzè, insomma tutti.
Lei, quindi registrai lei e richiamai questo mio chitarrista Decore, Massimiliano Turi, mio amico da sempre, anche il mio chitarrista suona con me da sempre, con cui facemmo dei giretti di chitarra e insomma capimmo che quella roba là, quel tipo di testa, quel tipo di immaginario funzionava con un sound acustico. E in quella maniera funzionava per davvero, in un'altra maniera non funzionava. Io dopo, anni dopo, un anno e mezzo fa, due anni fa, feci un disco che si chiama Sotto Cassa, che praticamente, dove i testi sono molto polaroidiani, notti bravi, cioè stile mio, però con le basi elettroniche. E là capisci che non ti arriva il testo ti arriva solo se c'ha sotto una radice di un certo tipo. Quindi quei testi ti arrivano solo se ci stanno suoni acustici, se no non ti arriva, ti arriva di meno. No, io stavo a pensare, pensa che culo questa che vicina che suonava il violoncello e c'aveva come vicino di casa Carbrive, perché se tu c'hai una vicina violoncellista ti arrivano solo parolacce, secchiate d'acqua, così. Invece lei da sto disturbo che recava ai vicini ci ha tirato fuori. Esatto. Che fine ha fatto lei? Esiste? Beh, è morta. No, esiste, è un po' che non ci sentiamo. Ah, per quello. Che in realtà doveva entrare nel gruppo, poi saltò la cosa e... Salutiamola. Ci sta... Ci adesso, vedrà, insomma, quindi... si fa di crack. Perché tu hai avuto successo e lei no. Lei no, esatto. Quando è che vi siete resi conto con Franco che quella roba stava diventando grossa, cioè stava diventando una cosa di portata nazionale, no? Mi hai detto avevate iniziato a caricare i brani uno alla volta su YouTube, no? Che è un approccio amatoriale di chi ci prova, sì, dice, esatto. Metto un pezzetto alla volta e vedo che succede. Con una foto ci facciamo fare questa Polaroid dal tipo che fa le foto a Trastevere, mettiamo quello come immagine e caricavamo il pezzo, diciamo. E Solo Guai fu la prima, e da Solo Guai subito era chiaro che comunque c'era una certa magia. Poi facemmo un live a testaccio in un posto da 200 persone, London Rocks, scoppiato pieno di gente. Tutti cantano. Tutti cantano, gente fuori, noi... impazziti, capivamo, e là però abbiamo capito che insomma, oddio, cazzo, sta succedendo. Siete stati pure dei precursori dell'uso della Polaroid, che adesso arriva tantissimo e che io non capisco tanto, perché poi escono fuori ste foto, sì, un po' vintage, però una merda, so, perché poi... Ma è quella la magia, che è una merda. È quella là. Che le poi cose belle non funzionano mai. 2 euro a foto costa. No, sì, beh, noi gli diamo un po' di più pure, insomma. Come secondo pezzo della playlist di Carbrive, gli ho chiesto di scegliere 2 brani della sua produzione. E lui ha scelto 2 brani molto intimi. E ci ascoltiamo il primo. Vi leggo il commento più votato sotto questo video, dice: non ho mai pianto così tanto per una canzone, giuro. E il pezzo è questo. E questa è Raccuccia di Carbrive. Io visto che lui mi ha detto, bravi, facciamo un applauso. Faccio la prima, senti. Ci ho speso dei soldi. A proposito di cani, tu mi hai detto che sei un appassionato di cani. Questa è una domanda non domanda. Ma secondo te perché i cani hanno questo olfatto sviluppatissimo e poi per annusare le merde degli altri cani ci mettono il naso dentro? Cioè proprio questo, ci infilano tutta la capoccia dentro. Secondo te lo fanno perché gli piace la cosa oppure è proprio è una roba fisica? Lo so, non è una domanda, però devi dare una risposta. Sono decolosi. Sono decolosi. Dici, vero, per quello. Comunque mi hai detto che avevi dei cani, eri un appassionato di cani. Sì, assolutamente, quello... ho avuto 2 cani. Adesso ho capito il testo della canzone che parlava delle zanzare, infatti è un testo triste perché il tuo cane è morto di leishmaniosi. Esatto.
quindi bah, mi sono intristito su sta cosa. No, vabbè. Quindi, c'ho subito la seconda domanda che me l'hanno suggerita. Mi hanno detto che tu fai sogni trucidi. Questo qua. Molto trucidi. Però, sì, erano lucidi, era sogni lucidi. Era trucidi. Era lucidi. Ma davvero era lucidi? Era lucidi. Era lucidi. Guarda, l'ho pure scritto. Io ma veramente? Pensavo fosse una gag. No, non era una gag. Io pensavo sogni trucidi. No, no. E per quello mi ero interessato. Io mi scuso per Danilo, purtroppo. Sono subito corso. C'è avuto un problema de sangue, da roba de sangue, splatter. E allora, quali sono questi sogni lucidi? Ci sono rimasto male, raga. I sogni lucidi. No, sogni lucidi. Tra l'altro, Polaroid uscì questa cosa pure da... Secondo me da un sogno lucido. Poi, insomma... Sogni lucidi praticamente è quando tu stai sognando e ti svegli nel sogno, diventi protagonista del tuo sogno. Cioè, perché tu mentre sogni ti vedi da fuori, no? Non c'hai la visione normale che c'hai come ci abbiamo adesso, no? Invece ci stanno delle tecniche per svegliarti nel sogno e fare ciò che vuoi e, diciamo, modificare il sogno a tuo piacimento. Non puoi fare proprio, non lo puoi fare proprio con tutto, cioè con le persone non puoi dirgli cosa fare, però puoi decidere, per esempio, di volare. Cioè tu decidi di avere la sensazione di volare veramente. Stai vivendo la sensazione del volare. Ci stanno delle tecniche, tipo nei sogni, se tu ti guardi la mano, non sarà mai normale così, cinque dita normali dritte come ce l'hai, ma avrai sempre le dita tutte storte, oppure c'hai quattro dita, e là ti rendi conto che stai sognando e decidi di svegliarti, dici adesso divento lucido, boom, e entri in un'altra realtà, nella realtà del sogno dove tu puoi fare quello che vuoi, che tu nel sogno, no, sei un po' un passeggero, no, giusto? No, cioè non decidi tu cosa fare, invece tu boom, ti svegli. Quindi se tipo sogno. Ti sogni di farti la pipì sotto, poi la fai davvero, cioè questa se vuoi farlo, penso di sì, non ho mai provato, no. Non so, però c'è qualcun altro in sala che sa fare sogni lucidi per caso? Uno, due, tre, è una cosa molto più diffusa di quello che... Ma lo possono fare tutti, cioè, in realtà, capito? È una cosa solo che ti ci devi mettere, devi scriverti sempre i sogni. Ma a me mi sembrava strano che il tuo staff mi avesse detto che tu sogni facevi trucidi. Sogni trucidi. Detto, non sono degli amici, dovrebbe cambiare staff. Quindi ci sono anche persone in sala che fanno sogni lucidi. Io sì, non... sì, tutti possono farli. Non conoscevo. Anzi, consiglio perché è una cosa bellissima. E anzi, io sono... Ho passato problematiche che avevo dentro, tipo diversi cazzi con delle persone. Mio nonno, per esempio, mo dico questa cosa. Cioè, avevo un problema di mio nonno che devo andare al suo compleanno, l'ultimo suo compleanno. Non ci andai per stare con questo mio amichetto. Il giorno dopo, due giorni dopo è morto. E ci ho avuto questa ansia per anni. Finché non ho fatto questo sogno lucido, boom. Trovo mio nonno, gli vado a chiedere scusa, lui mi abbraccia. Tranquillo, io mi sveglio poi piangendo, però mi è passata e non ho più questa cosa. Insomma, è una cosa che ti può aiutare tanto pure. No, dopo, consiglio a tutti di guardare, dopo di questa guardare bene questa cosa. Dopo questa devo buttare il tasto perché non si può. No, una figata, cioè veramente. Ci documenteremo. Sì, assolutamente. Cioè, uno ci deve stare, è proprio un allenamento, cioè devi scriverti i sogni tutti i giorni, devi provare sempre a farlo. Non vedo l'ora. Cioè, tu dovresti guardare la mano durante la giornata tante volte, così mentre sogni inconsciamente te la guarderai. Oppure se c'è una cosa che sogni sempre e che vedi durante la giornata, i cani. Sogni sempre i cani. Ogni volta che vedi un cane, nella vita normale, ti guardi la mano. Così quando lo vedi nel sogno, ti guardi la mano e boom. Poi oppure vedi... Prendi coscienza nel sogno, in pratica. Sì, e decidi tutto di fare quello che vuoi. Ma questa è una cosa semplice che tu riesci a fare ormai ogni sera oppure è una cosa complicata? No, perché adesso... No, non è semplice. Diciamo, se ci stai dietro, sì, a un certo punto sì. Ci stavo dietro, la puoi fare pure due o tre volte a notte, cioè nel senso, tante volte. Ma tu sono delle tecniche. Dove l'hai imparata? Da un libro. Io l'ho fatto la prima volta, ho detto che cazzo è successo.
mi sono andato a vedere qual era la situazione. Mi sono preso questo libro che ti spiega tutte le tecniche, insomma. Era un po' che io non li facevo di nuovo, e l'ho fatto 2 o 3 giorni fa, ne ho fatto un altro. E cosa hai chiesto di fare a te allora, stesso? Allora, io praticamente, io sempre volo un attimo. Poi diciamo, è una cosa che quando capisci che stai sognando, come prima cosa ti arriva un'emozione fortissima, un entusiasmo che ti sveglia. Quindi devi riuscire a non svegliarti proprio, ma svegliarti nel sogno e voli. Io volo, mi piace volare. E poi per esempio ti... Soprattutto non trovi traffico, quindi... Non trovi traffico, cioè, Roma... No, ma la cosa bella è che c'è proprio la sensazione, cioè io so com'è volare, o penso di sapere com'è veramente volare, no? E tipo, se ti viene da svegliarti, se fai una giravolta su te stesso, mantieni la concentrazione, il controllo di lucidità nel sogno. Ma pare un pazzo, Dio! Vecchio pazzo, ubriacone! No, e l'altra volta ho provato a scrivere qualcosa, mi sono svegliato. C'è qualche film che parla di questa cosa? Che... Sì, mi pare di sì. Proprio Lucid Dream. C'è la canzone di Juice WRLD. Ci stanno pure film in realtà. Ma ci stanno un botto di libri che ti spiegano proprio le tecniche. Capito? Cioè, quando accendi e spengi una luce non succede niente. Se vedi un orologio non gira, tipo. Stanno varie ci cose. Ci stai aprendo un mondo, vedo Danilo presissimo. No, io ormai voglio andare senza casa... droga questo. Voglio andare a casa a dormire. Tutto in estrema non lucidità. Non avevo coraggio a fare, giuro, questa domanda. Io non vorrei no, volare. Vero. Non almeno vorrei... io, mo te no. Non vorrei volare, vorrei fare tante altre cose. Puoi fare tutto. Non vedo l'ora di andare a casa, te lo giuro. Mettiti a dormire allora. Mo qui. No, mo prova. Cioè, vede? Dei sogni. No, io non li uso come arredamento i libri, quindi non. Ah, scopro sta cosa. Senti, tornando alla musica, no? Tu c'hai una vera e propria band, siete un sacco di elementi, cioè anche rispetto a come è andata la musica negli ultimi anni, abbastanza in controtendenza, perché te so anni che suoni con una band molto numerosa, anche quando, diciamo, era un po' la moda del momento, la comodità, magari ti muovesi solo col DJ, no? Sali su una macchina, sì, un furgoncino, un driver, guadagni di più e vai, prendi più soldi, non c'hai problemi di nessun tipo. E invece tu hai sempre fatto la scelta della band. Sì. C'è l'argomento, ci spieghi la scelta della band, da dove nasce, che, certo, che cos'è, cioè, che vuol dire suonare con una band sul palco, l'interplay? Allora, è un'altra cosa, perché con le basi, tu segui la base che è sempre quella, rifai 1000 volte sempre la stessa cosa, invece col gruppo si crea una magia tra tutti, che magari il bassista spinge di più, allora tutti spingono di più. Oppure dipende se suoni a click, noi suoniamo a click, la maggior parte delle cose a click chiaramente, ma poi la roba che suoni non a click, allora puoi andare più veloce, più lentamente, cioè comunque è un'altra cosa, è molto meglio, suona, è più difficile per fonico, per come a Chitto, devi portare 1000 persone in albergo, costa molto di più, prendi meno soldi, beh, il soundcheck, il soundcheck, ci stanno 1000 cazzi. Stai con l'Inear, perché poi pure scelta tua, però è un'altra cosa, è molto esce molto meglio, è tutto umano, non è la macchina, non è la base, è un live vero e proprio, che è diverso ogni volta, proprio perché te non sai quello che può succedere, magari sbaglia uno, magari la fai diversa, la puoi fare diversa, puoi cambiare come te pare. E questa cosa l'hai scelta suonando, oppure vedendo magari un concerto di un gruppo, di una band, dicendo ammazza, questa è una figata, io voglio fare la stessa cosa? Guarda, in realtà la cosa, il colmo, è che io da pischello, da ragazzino, odiavo chi suonava con la band. Li odiavo, preferivo molto di più la base. Cioè, quando vedevo... Sembrava una cosa vecchia. Sì, oppure... mi sembrava... Mo magari perché era pure un crossover un po' più rock, che io non stavo troppo in fissa col rock. E fino a là, diciamo, la scena rap, quando c'era questa roba della band, era sempre rock, no? Secondo me c'avevi l'ansia poi di non sentire la musica diciamo nell'auricolare e dove spacca tutto, capito? Quindi per me c'avevi quell'ansia lì, no?
Mo se va comunque, se spacca tutto. Se non se va così. Potresti dire se c'erano dei fiori. Potresti magari dire alza l'audio, invece no, spacchi tutto. Quindi no, molto meglio. Invece con l'età, con la, ma forse proprio per il mio tipo di musica, quello ci sta molto funzionava. Bene. Senti, ma una cosa che secondo me racconta tanto delle band e dei musicisti sono le richieste che fanno delle cose da trovare in camerino. Sì. Calzini bianchi, no, senza entrare diciamo in quell'ambito lì. Sei viziato, diciamo, tu in quello. Sei viziato. Cioè, che richieste, sì, che richieste fate? Domanda, la cosa, in termini la di... cosa più strana che ti sei fatto portare in camerino. Niente. Boh, niente, zero. Vabbè, ma voi che chiedete, no, da mangiare, da bere? Cioè, quali sono le vostre richieste si standard? La vodka, le birre, che ne so. No, niente, veramente noi niente di che. Vabbè, calzino verde e l'erba, per esempio. Anche nell'uso degli alcolici, ci hai detto a cena che c'è stata un'evoluzione, sì, giusto? Sì. Sì. Siamo andati sempre evolvendoci, sempre sempre di meno. No, all'inizio era greve la situazione perché eravamo tutti ubriachissimi, ogni concerto era... Io mi facevo una bottiglia de Belvedere a concerto. Mi finivo la bottiglia nell'ultimo pezzo, sbiascicando, tipo. Però facevamo cantare gli altri nell'ultimo. Era per l'aria, quindi era perfetta. Adesso solo Gatorade, cioè. Adesso sa, Powerade, tipo vitaminico. No, adesso bevo, però diciamo bevo quando c'è il primo stop e bevo il vino. Vino bianco. Magari mi faccio analcolico. Magari mi faccio 3-4 bicchieri di, finisco con 3-4 bicchieri di vino. E poi... E la serata è andata. Sì, no, poi si fa festa dopo magari, però insomma... Com'è il post con tutto il resto? Com'è il post-concerto? Nel senso, solitamente che fate? State insieme con la band, restate in camerino, andate a cena dopo? Qual sì, è la... beh, io mangio prima, la band mangia dopo. Io mangio prima e mi faccio una pasta in bianco. Ah, la dopo triste, proprio... tristezza infinita. Olio e parmigiano. Sì. Carboidrati prima della, sì, prestazione. Esatto, esatto. Cioè, prima ci hai parlato che ti piace cucinare. Qual è il tuo piatto preferito che faresti in una serata tra amici? Cioè il Car Brave Chef. La ricetta di Car Brave. Ricordiamo che Ketama ci ha dato la ricetta del coniglio alla Ketama. Quindi esatto, ci devi stupire anche tu. Vorrei sapere com'è sto coniglio. No, vorrei sapere gli ingredienti di sto coniglio. Dove prendeva sto coniglio? Allora, ci sono delle clip. La vicina gli mancava il ma gatto. Ma era il coniglio, il cane da vicino. Il gatto gli mancava. No, che poi quando... Qual è il tuo piatto preferito? Quando Ketama raccontava la ricetta, sembrava che ce l'avesse un po' col coniglio, perché lo appellava sempre: prendi questo cazzo di coniglio. Cioè, proprio comunque una rabbia nei confronti di sto coniglio. Lo appellava sempre così. E poi veramente lo faceva bolline il vino. Ma vivo? Sì, praticamente sì. Però c'è una clip, andatevela a ripescare. Soprattutto voi che ascoltate il podcast del coniglio alla Ketama. Ma dopo il coniglio alla Ketama, che ci abbiamo? Voglio assaggiare sto coniglio, eh? Sì. Ma io molto semplice, la pasta col tonno. Ma chi sei? Bello figo sei. E qui ritorna. Però potresti fare un rispetto, una collaborazione con Bello. Però attenzione, figo. Pasta col tonno, no. Ma tonno in scatola? Tonno in scatola, certo. Sì, sì. Ma no, però così not pasta e discount. Tonno, cioè, fatto dacci bene la ricetta. Al dai, sugo come? Mo su TikTok ho fatto un po' di ricette. L'ho fatta la pasta col tonno. Ti abbiamo seguito, però raccontacela, dai. Seguite Ketama. Seguite il coniglio di Ketama. Seguite il coniglio di Ketama. Potremmo fare una gara. E le ricette di Car Brave su TikTok. Su TikTok, cioè, ragazzi, esatto. Ma praticamente fai... ci metti, vabbè, le olive. Dai, non l'ha mai fatta. Prezzemolo. C'è stai a dinagazzare. Come si fa? E prezzemolo, no? No, diciamo, prendi... il mio trucco con cui frego sempre tutti è una stronzata, però quando scoli la pasta fai dei taglietti all'aglio e poi l'aglio lo fai roteare nella pasta a crudo. E ma quello dà un sacco di sapore alla pasta. No, nell'olio, nella pasta già cotta. Nella pasta già cotta, ma dopo che l'hai buttata... Ma è una cosa che fai solo te, lo dico, perché io non ho mai sentito. Ma dovresti provare. Quindi è un trucco. Dovresti è un trucco. Sì, perfetto.
fammi sapere. Ma è venuta nostalgia del coniglio alla Ghetà. Comunque, esatto. Comunque pure i capperi ci metto, insomma. Ma è buona? Quindi tu agli amici gli i fai pomodori passa... No, io non cucino, diciamo, agli altri. Cucino sempre per me. Non, non è che mi piace così tanto cucinare. Mi piace da solo, beh, se devo... Ma nemmeno pagare. Cioè per... fai le ricette su TikTok e non ti sì. piace cucinare. C'è qualcosa... No, no, in senso non mi piace. O magari per una ragazza. Sì, esatto. Per una ragazza, ragazza ti è sì. capitato, gli fai la pasta col tonno piena di aglio. Esatto. Non mi sembra un buon... Poi la caccia a casa. Un buon presupposto. Poi una tortura. Una tortura. No, sì, no, ma una ragazza magari gli ho fatto la carbonara. Una ragazza la porto fuori a cena comunque. Senti, ma tornando al concerto, al live, ce l'avete un rito prima di salire sul palco? Una cosa che fate tra di voi, tipo, che ne so, vi toccate tutti in una stanza. Tutti nudi. Tutti nudi. Cioè, ci lecchiamo. Sacrificate un agnello sul un coniglio. Palco. Un coniglio. Cioè, sì, c'è una cosa molto sportiva, tipo, ci mettiamo tutti in cerchio. C'è uno di noi, il Fettina, che è il bassista, che fa il discorso motivazionale. Dai. Sì, sì, prepartita. Ma dice sempre la stessa cosa no, oppure no, cambia, ogni cambia. Volta cambia. Perché sì. il Fettina si chiama il Fettina? Io voglio sapere. Fettina non mi ricordo. Vabbè. Non mi ricordo, ma mi niente piace. Di divertente. No, gli piacciono perché le no, perché le fettine panate. Perché tipo il fratello lo chiamava il braciola, una roba del genere. Il padre, il padre è macellaio. Niente di... Senti, che se prova a fare featuring con Noemi, featuring con Max Gazzè e poi trovasse vicino a Danilo da Fiumicino? È... Cioè non ti sembra che... Una grande squallore. cioè, grande squallore. Con chi faresti un featuring in futuro? Cioè, vorremmo sapere un nome italiano e un nome vabbè straniero. Vabbè che sei l'unico che non l'ha fatto con Anziana. Cioè questo dobbiamo dartene atto. Quindi ci sarebbe qualcuno... Qualche con... anziana? Qualche anziana. Qualche anziana? Sono finite. No, anche non anziana. Nel senso un artista italiano con cui ti piacerebbe collaborare? Beh, ce ne sono tanti... Con un sacco di gente mi piacerebbe collaborare. A noi ci piace mandare dei messaggi. Cremonini mi piacerebbe. Cremonini, allora Cremonini. Cesare. Cesarone. Qua vabbè, c'è Carbrevi che vorrebbe tanto fare un pezzo con te. Noi adesso tagliamo questa clip, la mettiamo su TikTok, facciamo un reel, tagliamo tutti, diciamo, se dovesse uscire un pezzo Cesare Cremonini featuring Carbrevi è merito di Decore Podcast. Questo, diciamo, ce lo siamo accreditato. Se poi era già, diciamo, in programma è uguale, no, ce lo siamo accreditato uguale. E invece vuoi punti? Vuoi punti sia? Un punticino, no, punticino non mi dispiacerebbe. Te lo do, dai. Senti, invece parlando di artisti internazionali, beh, il mio cantante preferito è Young Thug, che mo star Gabbio però. Quindi è molto quindi difficile. È difficile farci adesso. Mi dovrei far restare. potrei andare là, non so come il carcere suo, qual è. Paura che poi me seviziano in galera, tipo diventa il suo schiavo. però è il rischio. È il rischio. Il gioco vale la candela? Sì. Boh. E a proposito di Yantag è uno degli artisti che hai scelto come i tuoi artisti decore. Non ci hai dato un titolo, ne ho scelto uno io, un brano che ha solo 200 milioni di ascolti su YouTube. Sono da scegliere una cosa di nicchia. E il commento più votato dice: il modo in cui fonde le sue parole con il ritmo è quasi impareggiabile. Wow. Decore Podcast, Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti direttamente dal Lian Club sotto Ponte Cavour. Stiamo raccontando la storia di Carbrevi attraverso le cose che lo fanno stare bene e le cose che gli piacciono. Dicevamo fuori onda che Yan Tag, che abbiamo appena ascoltato, che ha un groove, un tiro pazzesco, adesso purtroppo è in galera. Cioè, vabbè, è andata così. Non fate sparare a nessuno perché anche se fate una bella musica. Ma esatto. Visto che prima hai parlato del suo rapporto che c'hai su Roma e in tanti cantanti hanno fatto, cioè addirittura Max Pezzali
che ha fatto la canzone sui cinghiali, hanno fatto le canzoni sui gabbiani tutti. Visto che siamo qua sul Tevere, ma ce fai una canzone sulle nutrie? Nessuno sa, cioè un po' un animale che è maltrattato, capito? Potrebbe essere un soggetto, o potresti sognare stanotte, sognate sta di fare l'amore con sta, no, sta insieme a una nutria e scrive un pezzo. Guarda che un animale. Danilo dà delle idee agli artisti, incredibile. Cioè, no, il Ghostwriter. Guarda se mo esce un pezzo di Carbreve sulle nutrie, che ne so. Vabbè, quindi... te la metto in mezzo una nutria. Sì. Eh? Te prego. Sarebbe un sogno per con Danilo da Fiumicino se mangiamo una nutria. Che sono comunque commestibili, ricordiamolo. Sono buone da mangiare. Buone. Questo, come sì. Il coniglio, sempre. Sì, sì, sì. Sa un po' di cinghiale, mi dicono, perché poi tutto ritorna lì. No. Questa tagliamola, perché magari gli animali. No, io non taglio. Esatto, ci fanno un culo, ci fanno. Sono cazzi. Cioè, il coniglio va bene, la nutria no. Sono no. Cazzi. Beh, il coniglio è più accettato, anche forse. Anche il coniglio non va bene. Non questo. Va bene nemmeno quello. Senti, ma parlando di decore, ti ho chiesto se mi indicavi il titolo di un libro che per te era un libro importante, che ti è piaciuto, che magari te rileggi più volte. E senza dirvi il titolo, che poi magari ve lo dice direttamente Carlo, questa è la storia di un postino alcolizzato che gioca alle corse dei cavalli e che vive a Los Angeles. Nel senso, a parte che me lo immagino a Roma, il postino alcolizzato che magari è De Maiana, che va a scommettere sui cavalli a capannelle, non so se forse sarebbe stato lo stesso successo, ma in realtà questa è la storia in realtà il postino di Troisi è nato così, è nato in questo dici modo. Che in realtà beveva. E invece il personaggio di questo libro si chiama Cinaschi ed è un libro di Bukowski, Post Office. Io praticamente sono stato in fissa, mo ti ho detto questo, ma in generale proprio con la scrittura di Bukowski e ho preso pure un botto da lui, secondo me, di De Sordi. No, di stile, mo in senso di stile, di storie. Mi piace questa storia, le sue storie per strada, no, de bevute, di cose. Quindi come lui, c'è questo personaggio che si fa queste bevute, sto un po' a disagio, sta roba, ci ho rivisto anche un po' Trastevere. No? Tra l'altro è una storia autobiografica, cioè lui stesso ha fatto il postino a Los Angeles, racconta la storia sua dentro Post Office. Qualcuno l'ha letto qua in sala, Post Office di Bukowski? Vedo un paio di tre mani alzate, quattro mani alzate. E allora, per tutti gli altri, vi consigliamo di leggerlo perché è un bellissimo libro. E poi sicuramente diventerete anche voi, come Carbrave, degli appassionati, degli alcolizzati ai margini delle strade. No, diventerete degli appassionati di Bukowski, che ha ispirato la poetica dei Carbrave. Sì, assolutamente sì. E si sente. Sì. Senti, invece, parlando di cinema, ti ho chiesto un po' dei titoli dei film e me l'hai dati dei film decore. Ma tu che tipo di, diciamo, di fruitore sei? Vai al cinema, vedi, stai in fissa con le piattaforme, quindi... Ma un po' di tutto in realtà, sia cinema che piattaforme. Mi sono sempre visto in streaming, su mega video, ai tempi. Pirateria, viva la pirateria! Quando scaricavi Biancaneve e poi in realtà era un porno. Esatto. Ma, e tu speravi che fosse un porno, certo, mai non ti interessava Biancaneve 7. Sì, sempre c'era. I titoli che mi hai detto sono Training Day. Quanti hanno visto Training Day in sala? Che ha valso l'Oscar per Denzel Washington. È un po' un pubblico ignorante, ragazzi. Denzel Washington. Training Day. Doppiato bellissimo. In Italia da Francesco Pannofino, che speriamo di avere presto ospite qua. E perché Training Day? Beh, perché è il primo giorno di questo, di questa guardia. Di questo poliziotto dell'FBI, che entra nell'FBI, insomma, e fa varie peripezie con Denzel Washington che se lo porta dietro, gli fa un po' di nonnismo. Non voglio spoilerare niente, vedetelo, perché è un filmone, soprattutto filmone. Perché se sta nella top 3, top 4 dei Carbrave, probabilmente l'ha influenzato su quello che poi è andato a fare. Poi c'è detto Interstellar, un film totalmente differente, Christopher Nolan,
Interstellar, il sogno sì, lucido Interstellar, c'è qualcosa che... Beh, a me piace pure un sacco l'universo, no? Questa roba... Un po' così. Viaggi spazio-temporali, pensare, invecchiamento, sì. Tutte quelle sì, storie. La sì, Interstellar sì. Immagino che invece l'abbiate visto in più. Alzate le mani tutti quelli che hanno visto... Quel tavolo in fondo, ormai che so gli esperti. Ormai alzano le mani a buffo, perché io li interrogherei... Mo ci dici... Mo ci dite la trama. Come... E poi ci hai detto He Got the Game di Spike Lee. He Got the Game, fighissimo, perché si lega un po' alla mia storia... cestistica, che parla di insomma di questo campione che sta uscendo dal liceo, campione giocatore che deve essere preso al college o in NBA, col padre in prigione che ha ammazzato la madre per sbaglio, insomma, che deve convincerlo a farsi prendere da una squadra. Non dico niente perché sennò ve lo spoilerò. Bellissimo, sempre con Denzel Washington, che è uno dei miei attori preferiti. E se invece ci dovessi consigliare una serie TV, qual è la serie TV preferita da Garbrave? Proprio la sua... ce ne stanno tante. Comunque Breaking Bad, stupenda. Beh, devi passare assolutamente per Lost, perché Lost è un po' la prima che ti ha dato il via a questa, al finale. Che succede? Devo vedermene un'altra e non dormire mai. La droga, no? No, io pensavo Mare Fuori o cose del genere. Ma non l'ho visto, ma neanche io. Però, ancora, però tutti. Se non l'hai visto, sei fuori esatto, nel momento. Quindi pensavo che tu l'avessi visto. No. C'è qualcuno qui in sala che ha visto Mare Fuori? Alzate la mano. Vedi, però, pensavo di più. Invece. Secondo me si vergognano. Ah no, siete troppo pubblico difficile. Siete troppo ma che cazzo posso vedete? Dire. Possiamo dire. Non vedono niente, non leggono solo libri. No, Mare Fuori sì, c'è un pubblico più giovane, penso, quindi sì, vi sto dando più Pischelli, Mare Fuori, penso, no? E sempre tra i brani decore di Garbrave andiamo a scoprire un'altra anima che gli appartiene, quindi sonorità totalmente diverse, quindi forse qui più i suoi interessi, credo, da producer, perché si sente, le produzioni sono importantissime per quest'artista. Ci ascoltiamo Skrillex. E eccoci qua, ci siamo sentiti Skrillex, scelto come brano decore da Garbrave. E... No, se qualcuno ha una domanda... No, purtroppo stavo dicendo che dovremmo cancellare tutta la puntata... Perché avevamo una bottiglietta di plastica sul tavolo e ormai è un crimine usare queste bottigliette di plastica. Ma c'è una pistola. Sì. Oggi però, ho letto un articolo che diceva, non so se voi usate le bottiglie quelle per ricaricare l'acqua, diciamo, quelle che vendono tutti. Le celibotto. Sì, che hanno e sono un ricettacolo di batteri. E il termine di paragone è sempre la tavoletta del cesso. Mazza. E hanno più batteri di una tavoletta del cesso. E ho scoperto che la cosa più pulita al mondo è proprio la tavoletta del cesso, perché tutto c'ha più batteri della tavoletta del cesso. Quindi riniziamo a usare la plastica, ragazzi. È un falso mito questo della tavoletta del cesso. È un falso mito, vero? Poi dipende che tavoletta del cesso. È sempre il termine di paragone che è. Che è sbagliato. Se ci sono delle domande potete alzare la mano, ci sono delle domande in sala perché c'è una busta. C'è la busta. La busta. Ma c'è una busta davvero? No? Il pacco o la busta? Sì, però è inutile che ti ho dato un microfono in mano e lo tieni a 6 metri. Cioè, certo. Allora, dove hai fatto la tua prima vacanza da solo con gli amici? A Ios. Quindi Grecia. Hai qualche ricordo? Ma sei della Digos? Cioè... Sì, sì. No, esatto. Hai qualche ricordo? Ma se l'hai scritte? Cioè, avevate 5 grammi d'erba. No, perché non si trova in Grecia. Era difficile sull'isola. Difficile. Beh, il primo 16-17 anni, mi pare, roba di rum e cola pesante. Beh, sempre imbriachi, lerci, tipo le prime vacanze, l'amico che fa il botto col cuoto. Le prime vacanze era sempre in Grecia perché era la meta più economica, comunque sì, estera, esatto, dove si fa casino e si mangia bene, sì, molto bene.
Ma si beve pure bene. Sì, vabbè, quello da per... Cioè, se beve. Esatto. Va bene. L'altra domanda era: il tuo voto migliore era educazione musicale o educazione fisica? Educazione fisica. Con la musica non andavi molto. Beh, ma la musica era molto. Che ti facevano suonare? Beh, il flauto. Infatti. Sapevo fare Complicated di Avril Lavigne perfettamente. tu a scuola usavi il flauto. Sì, sì. Io c'avevo l'armonica. Voi ce l'avevate. Beato te. Io la riempivo di spunti. L'armonica. L'armonica poi suona sempre bene. Sì, cioè, però la riempivo, quella a fiato, la riempivo di sputo e poi la facevo roteare in aria. Mi piaceva tanto l'effetto pioggia. Ma quello è un peccato che a scuola ti dovrebbero insegnare la chitarra. Cazzo. No, aspetta, qualcuno fa chitarra. Qualcuno? Beh, no, a scuola mia. No, a me il flauto. A scuola si poteva scegliere flauto e all'epoca pianola e la diamonica, che era. Io solo flauto. La diamonica, come si chiamava quello strumento? Il glockenspiel. Lo xilofono. Queste cose qui. Beh, perché erano economiche. Figo xilofono. E poi ultimo, ci chiedevamo se hai un portafortuna con te quando fai concerti. Qualcosa che tieni in tasca, che porti al collo. Tipo una zampa di coniglio. Esatto. De nutria. La coda del coniglio. No, in realtà c'è un anellino forse de lupo che mi metto sempre. Però va insomma. Bene. Grazie. Grazie. Grazie per le domande, facciamo un applauso. Un applauso per le domande. Se beccamo a iOS. Sì. Comunque altre domande, ragazzi, anche non scritte, anche da lontano, che noi rifacciamo se vi vergognate. Se avete delle curiosità, Arianna. Vai. Ai concerti ti cambi 1000 paia di occhiali, oltre a 1000 paia di camicie, eccetera. Ti regalano vestiario? Mi regalano, chiaramente. Quindi tutti i cambi che fai durante i concerti è normale. Sono tutti regali. Sì. Ma poi glieli devi ridare oppure te li puoi tenere? No, nel mio caso no. Te li puoi tenere? Diciamo che io non prendo cose che devo ridare. Questa è la mia filosofia. Perché se non me li godo, no? Allora mi fa rosicare. Allora se me lo regali. Mi sembra più che no? Giusto. Oh. Scusa. Sì, io... Io c'ho questo dramma che riceve, no, che poi non so, è una cosa pure positiva, solo cose da mangiare come regalo, quindi salami, vini, vabbè. Scusa. Ma la cosa che volevamo dire è che a mezzanotte di domani... Di domani, sì, mi pare. Oddio, domani è giovedì? A mezzanotte di giovedì, quindi la notte tra giovedì e venerdì. Esce il nuovo singolo. Esce il nuovo singolo di Garbrave. Remember. Presalvatelo. Esatto, no? Lo so manco se si può presalvare, però solitamente dicono di sì, ma presalvatelo. Non c'è bisogno. Sentitevelo. No, mi a mezzanotte sentitevelo. Sentitevelo e poi uscirà anche un disco. Sì, assolutamente uscirà un disco. Ci sarà un tour quest'estate. Sì. Ma a mezzanotte che ancora deve uscire. Ma a mezzanotte tutto. Non fai la diretta con la Ferragni te, no? No. Ancora no. Vabbè. Vabbè, prima o poi. Noi ringraziamo tutti voi che siete venuti ad ascoltare questa sera Garbrave. Grazie. Ringraziamo Carlo, fategli un grande applauso. Facciamo che ci ha prestato. Un super applauso a Garbrave. Vi chiedo scusa per Danilo, ma purtroppo oggi c'ho ancora il jet lag addosso di New York, quindi prima o poi mi andrà via, va via prima o poi, non so. Spero. Non so se è solo il jet lag, a New York hanno liberalizzato le droghe, ho scoperto questa cosa. Tutti a New York! Ci salutiamo con un brano sempre di Garbrave, scelto da lui. È difficile per un artista scegliere un brano suo, no? Cioè, come veramente sceglie tra i figli, dice a chi vuoi più bene. Molto difficile. E tu hai scelto due brani molto intimi, hai scelto Accuccia, che è un brano, si sente che è veramente... Cioè, tu c'hai delle hit incredibili, c'hai Polaroid che sono tutti singoli, c'hai dei featuring pazzeschi, però dice se io devo raccontare chi sono, non lo faccio con le cose che tutti conoscono, che tutti cantano, ma lo faccio con le cose che sento più dentro. E tu hai scelto Accuccia e poi hai scelto un altro brano, come si chiama? Termini.